Benedetto XVI, vivere e lavorare in Germania. Questo qua è un video che faccio un'introduzione e poi faccio parlare questi ragazzi qui che sono marito e moglie, ok? Lei è sua moglie e lui è Francesco. Francesco, racconta tu, perché tu sei uno che parli, almeno parli più te, di solito parlo io nei video. Io sono rimasto a casa da lavoro perché ero a contratto con l'azienda e c'è crisi, non riuscivo a trovare più niente. Ho visto i suoi video, mi sono informato, ho chiesto ad amici che abitano qua in giro in Germania. Parla ad alta voce. Effettivamente la situazione in Germania è migliore dell'Italia. Si guadagna di più, si spende anche di meno. E sono venuto qua, mi sono cercato una casa, un appartamento in affitto. Là di dietro abita. Ho cercato anche lavoro, adesso lavoro, guadagno 1700 euro. Ti faccio io un po' le domande. Tu sei arrivato qui, dopo quanto hai trovato lavoro qua? Due settimane hai trovato lavoro. Allora, ovviamente la gente mi dirà, tu sei arrivato qua, non sapevi una parola di tedesco, giusto? Io non sapevo una parola di tedesco. Ok, poi, come fai a capirti comunque? Il padrone è tedesco, ok. Fai un po' di lavoro, che lavoro fai in realtà? Io faccio giardiniere elettricista, perché ho il diploma di elettricista e quindi nei vari cantieri la roba elettrica la faccio io. Ok, come ti capisci per il discorso del lavoro? C'è un maestro che è di Napoli, è 30 anni che è qua, e comunque io ho 20 anni di inglese. Ok, quindi ci parli un po' con l'inglese, lui poi italiano. Poi italiano e mano a mano impari il tedesco. Quante ore fai più o meno a settimana? Siamo più o meno 40 ore a settimana. Ok. E lo stipendio è sui 1700 euro al mese. Ok, fai degli straordinari anche. Qualche sabato. 1700 con qualche. Straordinario. Quante ore di straordinario? Non lo so di preciso, faccio 4 sabati. 4 sabati, sì. 4 sabati mattina. Vabbè, non. Con 4 sabati mattina prende 1700 euro, che comunque eri giù in Italia, quindi fai... In Italia l'ultima busta paga era di 1050 euro. 1050 euro, ok. Quindi sei arrivato comunque 1700, io onestamente ti dico, non fai poche ore perché vabbè fai 40 ore a settimana e comunque porti a casa 1700 come stai facendo mezza mattina al sabato. Ok, questa è la tua situazione. Tu ti sei sistemato qua, ovviamente il tuo obiettivo qual è? Adesso sistemarmi qua. Sistemarti qui, mi dicevi che volevi andare. Ti sei iscritto qui, mi dicevi, alla che è qua di dietro, alla Volkshochschule, per imparare un po' meglio il tedesco. Ok, Volkshochschule vuol dire la scuola del popolo. Lei è un po' timida, dopo comunque la facciamo parlare perché poi entra in casa la sua situazione. Timido, in tedesco come si dice, vediamo se l'ha imparato. Angst è paura. Angst vuol dire che è un po' agitato. Angst. Va bene, ok. Allora, quindi tu hai iniziato a studiare la scuola. Quando ti sei sistemato qui mi dicevi che comunque tu hai un mutuo, giusto, in Italia, vivevi con lei. Avendo un mutuo in Italia dovevamo sistemarlo, siamo sposati, non è che... Quanti anni è che sei sposato? 4 anni. 4 anni che sei sposato con lei. Ok, dopodiché tu hai fatto venire qua tua moglie al mese di dicembre. È venuta qua a metà dicembre, in 3 giorni ha fatto tutti i documenti. Okay. Cioè il permesso di soggiorno, perché lei non è italiana. Tu c'hai qui adesso quello che avevi fatto della carta della tessera, ce l'hai qui, o faglielo vedere anche la tessera, che intanto no, la tua tessera di direttamente. Ah, ok, la sua direttamente no. Direttamente in comune. No, vabbè, no, gli facciamo vedere solo la sua, dai. Direttamente in comune quando ti registri. Lui si è registrato. Ti registri in comune con la residenza, scegli anche la OK, che sarebbe. Quindi questa il tesserino sanitario. Questo qui è il tesserino sanitario Gesundheitskarte. Gesund vuol dire essere sani, quindi in salute, praticamente la carta della salute gli hanno fatto, lui si è registrato e ti arriva direttamente fatto tutto velocemente? In un'ora e mezza fai tutto. Ok, all'inizio poi del mese di dicembre lei è arrivata qui, in quanto avete registrato lei? Anche lei in 3 giorni si è registrata. Okay. Perché tua moglie comunque è cittadina russa, sì. Ok, cittadina russa, quindi gli hanno dato permesso di soggiorno per 5 anni. Lei è un po' timida, lei lavoravi, dov'è che lavoravi? Facevi la commessa. Faceva la commessa, guadagnavi quanto? 1100-1200. Ok, quindi guadagnava 1100, lui stava per essere a casa dal lavoro, sì. E avevano un mutuo. Lei è arrivata qui, in quanto ha trovato lavoro tramite questa agenzia che poi vi faccio vedere? È un'agenzia di lavoro, perché qua sono serie. Un paio di settimane. Un paio di settimane ha iniziato a lavorare. Io vi faccio vedere la sua busta paga, praticamente, no, questo è il contratto delle ore, lei prende 11,70 euro, però brutto, quindi netto, credo sia attorno a 9 euro, però mi dicevi che la prima busta paga che hai preso, quanto hai preso? 1500, perché comunque fai 40 ore a settimana, ma fai anche dei... Ci sono notturni, ci sono turni
Ok, la ditta non ve la faccio vedere, però è una ditta che fa packaging. Fa, che lavoro fai qua? Paccheggio. Paccheggio, cioè... Fai le scatoloni. Una ditta di packaging. Quindi 1.500, 1.700, comunque lui fa i suoi orari, cioè erano in Italia e adesso guadagnate 1.500, 1.700, sono 3.200 euro qui in Germania. Lui ha trovato lavoro dopo una settimana, lei l'ha trovato dopo due settimane. Quanto pagate di là, comprensivo di tutto, di per affitto, abitare? Di affitto comprensivo di tutto 320 euro, luce, gas. Luce e gas, tutto compreso. E venerdì c'è la signora delle pulizie. Pure che ti viene a pulire, 320 euro, ok. Mi dicevi che qui, se poi passavi, che ti rinnovavano il contratto direttamente con questa azienda, ti assumeva a tempo indeterminato, dal prossimo anno andavi a prendere 13 euro. 13, la crescita. Aveva la crescita di 2 euro in più, che poi diventerebbero 11. Ok, allora io faccio una mia considerazione, che è questa qua. Allora, non è che questi qua sono venuti qua e hanno trovato il paradiso, ok? Nel senso che comunque lui si fa le sue ore, lei lavora in una ditta e comunque 1.500, 1.700, uno potrebbe dire sì, però più o meno li prendi in Italia, sì, col cavolo, oggi andare a cercare lavoro è diventata un'impresa veramente difficile. Però tu qua ti trovi bene, a parte tutto va bene, pulizia, velocità. Qua è tutto perfetto. Ok, la casa adesso lì cosa tu stai facendo? L'hai messa in affitto? La casa l'ho messa in affitto tramite agenzia. Voi state cercando però un appartamento da comprare. Mi dicevi, avevi già guardato comunque i prezzi, un bilocale qui. Io avevo visto qualche bilocale, variano dai 50 ai 70.000 euro, massimo 80.000 euro. Ok, perfetto. Siamo comunque in una cittadina rasta di 50.000 abitanti, come Bollate. 50.000 abitanti, ok. Allora, questo video lo voglio specificare, nel senso che io non faccio un video, lo ridico per l'ennesima volta, i miei video non sono fatti per invogliare la gente a venire in Germania, ok? Non sono fatti per invogliare. Io faccio dei video di raffronto per far sì che, facendo vedere comunque la pulizia certe situazioni, migliorano dalla parte, cioè migliorano comunque anche nella nostra nazione. Voglio far sì che migliorano nella nostra nazione. Allora, noi siamo messi quello che siamo, ma non è la colpa dei politici, la colpa è comunque dei pitici. I pitici sono la colpa della nostra nazione. Allora, se questi ragazzi sono dovuti scappare dall'Italia, non è che sono scappati perché odiano l'Italia, perché non amano l'Italia, perché probabilmente l'Italia non gli dà un futuro a questi ragazzi. Allora queste cose qua dovrebbero far riflettere. Hanno fatto bene? Hanno fatto male? Dovevano stare giù a uno a precariato e l'altra a 1.100? In Italia non possiamo neanche fare un figlio. Cioè in Italia non potevano neanche fare un figlio, tra parentesi fa un figlio qua fino a 18 anni, sono 180 euro. Ok, allora io vi dico, hanno fatto bene, hanno fatto male, ditemelo voi.